the boys watch the girls while the girls watch the boys who watch the girls go by. Eye to eye, they solemnly convene to make the scene, which is the name of the game. Watch a guy or watch a dame on any street in town. Up and down and over and across, romance's boss. Qui siamo alla stazione del ferry. Hong Kong, oltre ad essere una città affascinante, offre numerose sorprese. Cominciamo allora con il corallo ed un vecchio amico, Enzo Liverino, che da alcuni anni vive qui ed è il presidente del Precious Coral Working Group. Questo è il quartiere dei grossisti di pietre, Hung Kong, ad Hong Kong, e c'è da perdere la testa, credetemi. Sempre a Wangu, e guardate quanto è bello questo ospedale, un ospedale solo per le donne. The hospital, yes. It's very beautiful. Cari telespettatori di Visum, evidentemente non mi entrerà mai in testa, sono in Cina e nella città di Wanchu. Lo pronuncio sempre male, ogni volta lo pronuncio in maniera diversa, ma fa lo stesso. Siamo con Enzo Liverino, che è uno dei boss del corallo. I miei telespettatori che mi hanno visto già in Rai e per radio e per televisione sanno che l'abbiamo intervistato molte volte e che è uno dei pezzi da 90 nel campo del corallo. Possiede anche un museo che è stato molto apprezzato anche dall'imperatore del Giappone. Adesso siamo appunto in questa città cinese, la vecchia Canton, Guangzhou, ti chiediamo, il corallo perché va? Qui è un festival di rumori, come vedete, guardate, sentite i rumori, ma vi facciamo anche vedere perché. Ok? Enzo Liverino, allora, sei presente in Cina su tutto l'Oriente veramente, con i tuoi coralli, che cos'è che va di moda come gioiello di corallo qui in questo paese? Il corallo è usato soprattutto per farne rosari da 108 grani, usato dai religiosi buddisti. Sì, solo di questa grandezza o anche no, più grandi? Di tutte le grandezze. Più piccola di questa è la grandezza media per cui viene fatta, ma fanno rosari anche di questa grandezza. Ed è la grandezza che veniva usata dai mandarini, dagli imperatori,
Che però li portavano nobili. Anche al collo, non certo, è soltanto, ecco appunto. Certo, come ornamento, difatti si può vedere anche su internet qualche immagine di imperatore che era adornato da rosari come questi. Perché il corallo va tanto in Cina? Lo chiediamo a Elaine Xu, che è la sua importatrice, una delle importatrici più importanti di corallo, e lei è l'unica che importa corallo di Liverino, quindi un corallo molto prezioso. Why the coral is so in fashion in China? Yes, firstly because we can see the old people in China, they put coral in the dressing, and even now they use the coral to mix and match in a new fashion. And also we can see the red color, and for Chinese people it means lucky. So the people will like to put the red coral into their dressing, so they love so much. Per avere un'idea allora di questo rosario, magari i nostri pensano che sia un rosario come i nostri. Ecco qua, questo è un rosario che veniva così come veniva indossato. Sì. Dagli imperatori. Perché non lo indossi, così lo vediamo? Dai mandarini e dai tycoon, questo, Dai tycoon. Che cosa può costare un rosario bello in corallo? In corallo c'è di tutti i prezzi, dai 150 euro fino a un rosario di una grandezza così può costare anche 20-30 mila euro. Enzo Liverino, ma qua abbiamo anche i parenti radicati in Cina, a Shanzhou, allora. Questo è mio nipote Saverio, sì. Che vive qui a Guangzhou da alcuni anni e si fa lo stesso lavoro che faccio io. So che lui è presente costantemente in città qui a Guangzhou. E tu vendi lo stesso rosario o che altro vendi come gioielli? Io vendo corallo. Sì, lo so, il corallo, ma corallo come collane, come si porta di più? Non so, vanno tutto uguale, tutte perle uguali oppure quelle fatte a dente gradé? Diverse misure. Le perle tutte uguali non sono molto apprezzate qua in Cina. Le perle tutte uguali che poi vengono usate, lui vende ai grossisti. Ah, certo. E poi le montano sempre come rosario. Sempre come rosario. E visto che sei qua da molti anni, come si vive in Cina? Ma molto bene. Non senti la nostalgia dell'Italia? Che ti manca di Napoli? La pasta asciutta. Poi c'è tutto qua, non manca niente. This poncho. Ok. Of the restaurant. Mm-hmm. And you can see a lot of tourists here, so you can see. And you told me there are also in the next city we will do some massage. They are very interesting, yeah? Here in China, we must do massage in China because, wow, it's fantastic. Allora, siamo qui nella piazza principale di Guangzhou prendendo un caffè che, a detta di mio nipote Saverio, deve essere strepitoso, in compagnia della inarrestabile Maria Angela Castrovillo, giornalista d'assalto. La piazza principale, guardate che delizia. La signora fa un caffè uno per volta. Allora, prima l'ha portato a Enzo Liverino che lo sta bevendo, secondo l'ha portato a me, devo ancora berlo, e il terzo a Saverio Liverino, e poi non so, forse lo porterà anche a Elaine Xu, ok? E dopo forse anche la signora. E per Elaine non un cuore, ma what is it? It's not a heart, it's a flower. Cappuccino con un cuore. Per una ragazza così bella, certo, non poteva essere diversamente. È la più importante importatrice di coralli per l'Oriente, Elaine Xu. Un caffè stupendo, è vero Enzo? Enzo Liverino, è un caffè favoloso. È una macchinetta prodotta a Milano. Mai bevuto un caffè? Un caffè meraviglioso. Ah, ecco, per quello, di Arbore, del buon ricordo di Arbore. Grazie Saverio per averci portato a prendere questo caffè meraviglioso. Di niente.
E questo è lo shopping mall di Guangzhou. Tra poco prenderemo un altro treno per andare in un'altra città cinese. Chissà perché l'hanno voluto chiamare Guangzhou quando era così bello Canton.